25 marzo 2018 Milano verso Inghilterra Italia. Punto Clary può essere solo la presenza in un amichevole, o invece potrebbe diventare il primo passo verso l'assegnazione delle redite di Gigi Buffon. Martedì contro l'Inghilterra gli azzurri cambieranno parecchi uomini rispetto alla sconfitta con l'Argentina. Fra questi, ci sarà anche il portiere. Ballottaggio, nonostante l'ottima prestazione dell'Etihad, Buffon dovrebbe prendersi un turno di riposo, tornando poi in azzurro negli appuntamenti di giugno, Francia e Olanda. E se fino a qualche settimana fa sembrava scontato il passaggio di consegne da Gigi a Gigio, oggi Perin, in buona forma, dato in grande rimonta su Donnarumma. Certo, in ogni caso la scelta non sarebbe definitiva, ma potrebbe segnalare una gerarchia che fra i portieri di solito è stabile. E se Di Biagio dovesse continuare sulla panchina azzurra, nonostante gli strali di Raiola, altri cambi, passando ad altre alternanze, almeno due terzi del tridente d'attacco dovrebbero cambiare, con Belotti che prende il posto di Immobile e Candreva quello di Chiesa. L'interista oggi è stato abbattuto da una pallonata in pieno volto, a distanza ravvicinata, di Insigne, scuse, sorrisi e poi l'ala ripartita. A sinistra Lorenzo potrebbe fare almeno ancora un tempo prima di tornare da Sarri per la lotta a scudetto, Verdi l'alternativa. In difesa sugli esterni spazio a Zappacosta e Darmian, con Ugbon a rilevare Rugani in mezzo e Bonucci confermato. Verratti Jorginho a parte, più complesse le decisioni a centrocampo, anche per le condizioni della coppia Verratti-Jorginho. I primo oggi ha svolto lavoro differenziato per tutta la seduta, postumi dell'affaticamento all'adduttore. Con lui ha lavorato a parte Chiesa, mentre Jorginho dopo una prima parte con i compagni passato alla piscina. Contro l'Inghilterra Pellegrini e Gagliardini sono picche probabili, con Bonaventura favorito su Cristante, Percepi abituato al ruolo di interno sinistro. Possesso, oggi sul campo dei giovani del City, uno stadio da 7.000 persone, Di Biagio prima ha parlato ai suoi, radunati in cerchio, per qualche minuto. Poi gli ha fatto sostenere un allenamento ad alta intensity, fermando e correggendo l'esecuzione di alcuni esercizi. Si finito con una lunga esercitazione tattica volta al possesso palla, 7 contro 7, con tre jolly che giocano sempre con chi ha la palla. Giocatori schierati nei loro ruoli, seppure in campo ridotto, e ricerca 10 passaggi consecutivi, prima di andare a tirare nelle porticine, un modello di allenamento che viene dalla scuola di Van Gaal e poi di Guardiola, ma che oggi è usato da tutti quelli che vogliono allenare a costruire con velocità, tenendo la palla nella metà campo avversaria. Cosa che vorrebbe fare l'Italia. Contro l'Argentina riuscita per mezz'ora scarsa, a Wembley bisogna crescere.